Sono Ornella Brunelli, studiosa e ricercatrice tra i vari argomenti, anche di tarocchi. Il tema di oggi è la carta arcano maggiore, il Bagatto. È la carta numero uno, è la carta che indica l'inizio. Raffigura l'io superiore, l'io ispiratore. È una figura potente. Se guardiamo il suo disegno, vediamo che le braccia sono verso l'alto. E indicano i cardini del cosmo. La bacchetta che viene tenuta in mano con la parte sinistra, con la mano sinistra, fa da tramite dall'alto verso il basso. Il cappello, che indica un otto orizzontale, è il simbolo dell'infinito, l'infinito e il contatto tra il cielo e la terra. Gli strumenti che sono sul tavolo, ed è la parte direi più importante della carta arcano maggiore dei tarocchi, il bagatto, simboleggia un po' i talenti delle persone, di chi sta facendosi leggere i tarocchi. Su questo tavolo c'è un coltello e un punteruolo che indica lo scavamento della terra, perciò simboleggia un po' quello che una persona può creare, inventare, fare quando è terreno, ma non solo la parte spirituale, ma la parte proprio terrena, oggettiva. Ci sono queste palline colorate, oro e rosso, che indicano i denari, ci sono le coppe. Sembra che, secondo tanti studiosi, indichino questi strumenti i simboli degli arcani minori dei tarocchi. I colori rosso e giallo indicano le due polarità dell'essere. È una carta molto interessante perché nella lettura, appunto nella divinazione del futuro, quando scende, soprattutto in forma dritta, in posizione diritta, indica che la persona ha veramente tanti talenti e che li deve usare in modo concreto. Tante persone hanno la potenzialità di sviluppare delle loro arti, dei loro mestieri o di portare avanti delle idee, ma rimangono bloccati per paura, per incapacità, come potrei dire, pratica. Se invece scende al contrario, è una carta che può dare il messaggio di un ritardo, di una situazione, se le carte vengono fatte per affari, per uno sviluppo della vita. Se invece la divinazione è legata a qualcosa di personale, di interiore, è la mancanza proprio di fiducia in se stessi. Nel tema invece della meditazione, che come ho già detto anche nella puntata dello zero, tutte le carte degli arcani maggiori possono essere usate in forma meditativa. È una carta che permette di entrare, di simboleggiare e di portare delle vibrazioni interessanti e positive per chi desidera sviluppare le proprie attività. Perciò è una carta che in questo periodo è meglio usarla, tenerla vicino e fare una bella meditazione ogni tanto. Io sono molto favorevole alle meditazioni con i tarocchi perché avendo tutti questi simboli permettono alla nostra parte inconscia di leggere delle vibrazioni, dei messaggi che la parte conscia non ci permette di vedere. Se comunque desiderate saperne di più, il mio telefono è a vostra disposizione, io leggo anche i tarocchi come divinazione e possono sempre aiutare a crescere o a decidere alcune scelte importanti della vita. Grazie da Ornella Brunelli.